Una vera e propria gara alla solidarietà, per portare dei ristori, dei pasti caldi, delle bibite, delle bevande, che siano il caffè, che sia il tè caldo. Abbiamo assistito questa mattina a un commerciante, un esercente di Avezzano del chiosco della stazione, che ha portato pizze, delle torte, dei caffè che sono stati ritirati dalla protezione civile, dal gruppo di protezione civile dei volontari dell'ANFAS, è una ONLUS di protezione civile, ripeto, di Magliano, che poi li distribuiranno a tutti i soccorritori, a tutte le persone che stanno presidiando quest'area, e è un punto di ristoro che di fatto si aggiunge a quello degli alpini che lo hanno allestito un po' più sotto, proprio in un campo base che è il punto di riferimento di tutti i soccorritori, dei tavoli di lavoro e dei sit-in. Sono tantissime le attività commerciali. Prima abbiamo parlato proprio con Luigi Felli della Protezione Civile di Magliano. Abbiamo chiesto chi dobbiamo citare, ha detto è impossibile citarli tutti, perché di fatto sono. Perché di fatto sono tanti, c'è Bibò di Magliano, il Bignè di Avezzano, c'è Valentina Savina che ha portato dei pasti caldi, ma sono solo alcuni delle tante attività commerciali. Magari mettetele nei commenti se avete notizia, io non le conosco tutti e non li conosco tutti. Se avete notizia di tutte le persone che hanno portato, e se vi fa piacere citarli, la solidarietà qui a questo presidio, dove si aspetta finalmente una buona notizia e un miracolo che ci possa ritornare. Far ritornare a casa i quattro escursionisti che risultano dispersi da domenica.